Sì, proviamo a vedere questa leggera variante dell'algoritmo Second Chance del tema del 1° luglio 2016. La differenza è minima. Allora, anzitutto vediamo che abbiamo un programma di 1000 parole, quindi 0,999 è il nostro spazio di indirizzamento. Abbiamo che la dimensione delle parole è 200. Allora, io quindi lo scrivo in questo modo. Poi abbiamo tre frame disponibili, tre frame disponibili, d'accordo. E all'inizio questi sono già allocati, se vogliamo, abbiamo uno start, questo qua può essere l'avvio start, con 4, 3, 1 nel seguente ordine, magari qua lo faccio leggere un po' più grande, un po' più largo, così. C'è la variante di per sé, questa qua, che partite già con le tre pagine già presenti, la prima è 4 col B di riferimento a 0, la seconda è 3 col B di riferimento a 1 e il terzo è 0 con la pagina 1 col B di riferimento a 0. Questa qua è la sequenza. Ovviamente dobbiamo andare a estrapolare la stringa di riferimento. Questo non ci piove. Beh, la tecnica è sempre la stessa, si prendono le varie, quindi anche 2, se facciamo, le facciamo di 261 diviso 200, quindi in questo caso qua viene fuori 1 e qualcosa, comunque 1, punti più a 409 diviso 200, questo è 2, ovviamente. Poi abbiamo il 985 diviso 200, questo è 4 e qualcosa, quindi 4. Poi abbiamo, magari mi tiro un po' sopra, no, allora 1,85, 311 diviso 200, anche qua 1 è qualcosa, 584, quindi 500 diviso 200, quindi sarà 2 è qualcosa, poi 746 diviso 200, quindi 2,46, 3 è qualcosa, va bene, poi vediamo dove mi sposto, sempre 746, intanto questo e 632 diviso 200, anche questo 6, quindi 3 è qualcosa. Poi 323 diviso 200, quindi 1 è qualcosa. E 470 diviso 200, 2 è qualcosa. Ok, e 915 diviso 200, 246 8, quindi 4 è qualcosa. Alla fine l'858 diviso 202, 4, 6, 8, quindi 4 è qualcosa. Ecco, abbiamo quindi determinato come sono tutti i passaggi, la stringa di riferimento. Me la riporto qua, magari facciamo una cosa, me la riporto dall'altra parte, una nuova pagina, così evitiamo che intanto questa lavagna perde, insomma, si incanta, allora la scrivo qua, quindi stringa. Allora, era. Magari vediamo un po' se non ce l'ho, quindi 1, 2, 4. 1, 2, 4. Piano piano. 1, 2 e 4. Poi andiamo a vedere. 123, lo scrivo così, almeno 123, cioè 1, 2, 3. Poi abbiamo 3, 1, 31, 244. 31, 244. Ecco, allora, partiamo sempre all'inizio c'è lo start, quello che abbiamo evidenziato, quindi cerchiamo di sempre tre frame. Allora, era, andiamo a vedere, 4, 4, 0, 3, 1, 1, 0. Allora, 4, 0, 3, 1, 1, 0. Allora, 4, 0, 3, 1 e 1, 0 abbiamo detto. Va bene. Allora, partiamo qua adesso qui disegnare questa lavagna tutto fuori che facile, partiamo col primo, arriva la pagina già dentro, quindi otteniamo che cosa? Otteniamo che, qui li riscrivo tutti, un po' la noia, lo so, che la pagina B di riferimento da 0 passa 1. Poi andiamo a fare che quindi qua non c'ho assolutamente niente, cioè non c'ho il default. Poi andiamo a inserire il numero 2. Allora, il numero 2 andrà sostituito al posto di che cosa? Beh,
Vi ricordo che utilizzando Second Chance con tecnica di cloth replacement, voi avete qua un indice che parte dal primo e una lista circolare, in poche parole, e, cioè un FIFO circolare. E viene sotto la pagina che ha bid di riferimento 0. Quando si incontra una pagina con bid di riferimento 1, viene azzerata, cioè gli si dà una seconda chance. Quindi trovate già che la pagina 4 ha bid di riferimento a 0, quindi qua abbiamo page fault. E quindi viene sostituita questa, quindi se volete page out, se volete scriverlo, esce la 4 e quindi entra la 2 con di riferimento 0. E le restanti due restano ovviamente invariate. Ok? Poi, neanche a farla apposta, viene richiesta la 4, la pagina che è appena andata a appena stata swappata. Allora, che succede? Succede che l'indice si porta qui. Diciamolo, l'indice è sulla seconda componente, però B di riferimento 1, quindi viene data una seconda chance, quindi viene azzerato. L'indice poi quindi si sposta qui su 1 1, però anche qua viene data una seconda chance e si ritorna di nuovo in testa. In testa c'è la pagina 2, quella che è appena entrata, che però ha il B di riferimento a 0, quindi qua abbiamo 4 0. Quindi page fault. Qua se volete scrivere page out, non è obbligatorio scrivere page out, ma magari può anche essere che vi venga chiesto di determinare l'elenco delle pagine che escono. Poi è anche comodo se non scrivere page out, così sapete quella che è uscita, poi evitate magari di pasticciare. Quindi 1, 2, 4, 1, vabbè, la 1 è già dentro, quindi 4, 0, 3, 0, 1, 1, si cambia il bit di riferimento, ovviamente non c'è nessun tipo di page fault. Poi andiamo a vedere quale entra dentro la pagina numero 2. La pagina 2 non c'è, quindi sicuramente abbiamo un page fault e sicuramente avremo un page out. Si tratta di capire quale pagine. Allora, noi eravamo arrivati qui con l'indice, se vi ricordate, 2, 0, d'accordo? Allora, 2, 0 e avevamo sostituito la pagina, per la pagina 2 abbiamo fatto page out, avevamo inserito la 4. Quindi l'indice adesso passa alla 3, quindi l'indice è questo qua sotto, quindi la pagina a uscire è la 3 e quella che entra ovviamente è la 2, va bene? Quindi qua resta 4, 0 e qua resta sempre 1, 1, importante, sempre, almeno col page out sapete ciò che esce. Poi, oggi siamo un po' sfortunati, perché la pagina che è appena uscita adesso viene richiesta, quindi anche qua avete un bellissimo page fault. Page out, ok. La pagina che è uscita era la 3, quindi l'indice era qui, quindi d'accordo. Adesso l'indice passa a 1 1, siete su 1 1, d'accordo. Quindi del page out vi ricordo dove avevate l'indice 1 1, però gli si dà una seconda chance, quindi viene settata a 1 0 e si ritorna in cima al 4 0, cioè in questo punto qua. Quindi la pagina che esce è la 4, quella che entra è la 3. La 2 0 invece resta ovviamente 3 0 2 0 1. E poi andiamo avanti. Adesso viene chiesta ancora la pagina numero 3 che è già dentro, quindi non abbiamo page fault, quindi sempre 3 e la pagina viene portata a 1, d'accordo? 2, 0 e 1, 0. Poi abbiamo la pagina 1, che questa qua colpo di fortuna, insomma abbiamo un po' fortuna intera, dire che non abbiamo page fault, quindi resta sempre 3, 1, abbiamo sempre 2, 0 e questa qua adesso di riferimento passa a 1. Poi abbiamo la pagina 2, se ci stiamo qui poi andremo di sotto. La pagina 2, anche questa non genera page fault perché è già presente all'interno del frame, quindi 3, 1, 2, 1, 1, 1. Quindi anche questa qua è abbastanza comoda. Stiamo arrivando alla fine, poi li metto qui, porto un attimo sopra. Cosa abbiamo? Due pagine da 4, vabbè, adesso non lo ricordo. Abbiamo una pagina da 4, no, non mi ricordo più, devo vedere qui. Dove eravamo arrivati adesso? Pagine da 4, come vedete all'ultimo frame abbiamo tutti i di riferimento sono, però l'importante è capire dove eravamo arrivati. L'ultima volta che abbiamo fatto il page fault, la pagina che usciva era la 4, abbiamo inserito la 3, quindi l'indice era in questo punto qua, con un parentesi del page out. Di conseguenza, quando siamo qui, l'indice
parte da qui, d'accordo? Abbiamo sostituito questa, va bene, cioè questa qua, questa è quella che è uscita, cioè questa è quella che è entrata, abbiamo uscito la 4, quindi si scala la posizione sotto, quindi 2, però 2 gli si dà una seconda possibilità, se resetta l'1, quindi si passa questo indice qua, quindi anche questo indice qua gli si dà un'altra possibilità, d'accordo? E si ritorna su, qui, d'accordo? Si ritorna anche qua, quindi avremo 3, 0, adesso io lo sto scrivendo, poi, quindi li abbiamo resettati tutti, quindi l'indice era sul 2, è andato sull'1, è ritornato sul 3, è andato una seconda chance, e andiamo avanti. La prima pagina che incontro adesso è la 2, quindi è la 2 quella che esce, poi, un po' più piccolo, d'accordo? Quindi abbiamo un page fault e la pagina che entra è questa qua, la 4, 0. Quindi abbiamo 3, 0, 4, 0, 1, 0. Page out è la, come ho appena detto, non ci stiamo più, vabbè. Si comincia la stravagna, fa un po', abbiamo detto che fa un po' quella che vuole, quindi page out è la 4. Ci manca ancora l'ultimo. Purtroppo qua non sembra facile scrivere, e adesso dell'ultimo non abbiamo nessun page fault, 3, 0, 4 viene portato a 1, questo è 1, 0. Quindi il numero dei page fault richiesti in sostanza è 2 più 4 più 1, 5. Qua ci sarebbe scritto page out, qua, vediamo se riusciamo, se page out. Già qualche problemino. Vediamo. Page out, vabbè, qualora vi venga chiesto anche di riportare le pagine che escono. Va bene, allora con questo esercizio direi che ci siamo, visto le varianti. Grazie, arrivederci.